italiana, come i grandi nomi che hanno fatto la nostra storia e che sono tra l'altro molto significativi anche per il mercato dell'arte. Pesce, Marco Lodola, passando per lo straordinario Gino De Dominicis, tutto il mondo arriva a Miami per Art Basel, che vuol dire arte Basilea, perché l'evento nasce a Basilea in Svizzera e poi è stato esportato a Miami, in questa fiera straordinaria dove si vede di tutto e di più, tutti i più grandi collezionisti e tutti i più grandi venditori d'arte, da Singapore, dalle Filippine, sino ho voluto che fossimo all'Hotel Victor, come si chiama Vittorio tra l'altro, quindi in Ocean Drive, proprio nel cuore di Miami, accanto alla villa di Versace, c'è questa struttura straordinaria dove abbiamo addirittura due piani di questo albergo straordinario nel cuore di Miami. Console, con tanta soddisfazione, apre la mostra, il sindaco viene a visitarla e credo che con tutti quelli che passano a Miami in questo arco di tempo, in questa fiera straordinaria. L'artista più quotato al mondo è Leonardo. L'arte italiana all'estero si è affermata grazie a Leonardo, che è un artista contemporaneo, che è stato messo infatti nella vendita dei vestiti contemporanei e con ciò ha ripreso il primato che l'arte italiana deve avere. E man mano si è perso l'intervento. No, era, tra l'altro era molto realistico l'intervento, nonostante le battute. Allora posso dire per esempio. Andiamo avanti, io vorrei far fare, prima di La Russa che chiude un po' la vicenda, facciamo fare tre interventi veloci. José Dalí sugli emergenti, grazie. Non sono io, comunque. Io lo faccio ridere. Beh, dopo che ha parlato Vittorio Sgarbi, che è il Dalí della critica. Di più. Allora, non c'è più niente da dire, cioè lui riesce a sintetizzare, ogni volta che mi trovo con lui non riesco a parlare di altre cose come l'arte di cui io non ci capisco niente, dopo che ha parlato lui ha detto tutto sintetizzando, quindi rimane il nulla, come Attila, e dopo di me il nulla, e quindi niente, sono contento di essere qui, certo mi viene la voglia, essendo in questo luogo, di imitare qualcuno, perché... Però insomma non è il mio mestiere, quindi passo la parola a qualcun altro. Allora, Veronica Ferretti del Museo Buonarroti, prego. Sono onorata di essere la rappresentante femminile di questa interessante tavola e credo che oggi la donna possa davvero dimostrare più di prima, più di ieri, la creatività. Devo dire che questo evento Miami Meets Milano promosso da Salvo è molto importante. Gli eventi di mostre sono di questo tipo legati al mercato dell'arte sono importanti per far conoscere non solo i grandi ma anche i giovani, i nuovi, e credo che anche questa sia un'ottima testimonianza. Non rubo altro tempo e vi ringrazio. E ringrazio Salvo perché riesce sempre a stare sulla cresta dell'onda e avere fiuto per il mercato. Veramente complimenti sinceri. Alberto Natanasio. Non sono stato suo studente e quindi non posso essere critico della tua domanda. Però è vero, è vero una cosa, secondo me bisogna aver paura dei critici d'arte, di quello che scrivo e di quello soprattutto che mostra. In genere un critico d'arte si riconosce perché scrive quello che si vede e non serve niente, non aiuta l'arte. L'arte non è per tutti, ma è di tutti. Io lo seguo perché Vittorio potrà essere discusso su tutto quello che volete, ma voi avete mai ascoltato Vittorio quando illustra le opere d'arte, anche quelle che poi erano quelle che amava di più a casa sua? È una cosa che uno può farlo 10 volte e gode 10 volte. Anche l'attualità è Milano, da questo punto di vista mi sembra una città più dinamica, più presente, più importante. Vittorio che illustra dà a tutto ciò un tocco un po' surreale qualche volta, ma è anticonformista, perché vedete,
bello di Vittorio, perché Vittorio c'è sempre. Prima di tutto perché ha questa enorme competenza che veramente io non ne conosco. Ce ne saranno più bravi, ma io non li conosco, non li conosco. Ce ne saranno. E diciamo, non so, mettiamo lì, io non ne conosco, quindi parlo per me. E poi ha la capacità di non aver paura di dire, anche in maniera a volte un po' violenta, quello che pensa. L'ultima occasione io l'ho vista in televisione due o tre giorni fa, qualche giorno fa, con un malaugurato Mauro che era abituato a maramaldeggiare contro chiunque, forte del suo antifascismo storico e poi chissà dove trovato, e se non in qualche sessantottina manifestazione maramaldica, e che è stato investito da un Vittorio Imbiera su un concetto base. Non puoi far finta di dire delle cose lanciando il sasso e nascondendo la mano, che poi non è che la nascondesse troppo, perché contrastano con la verità dei fatti. E gliel'ha detto in maniera colorita, diciamo così. Non ho mai visto uno che era venuto per buggerare essere così buggerato dalla forza della serena verità espressa da Vittorio. Serena, perché era di qua del video, quelli che erano dentro era una specie di fiume in piena. Io apprezzo lui anche per questo, ma credo che esuli da un argomento per cui siete qua, e tornando a questo, posso dire che grazie per il servizio che rendete prima di tutto all'arte, ma poi all'Italia e quindi a Milano, andando a scavare. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Malara. La ringrazio. Grazie. Alberto Bertanato, Giuliani.